Questo video fa parte di una raccolta di brevi e semplici video gratuiti rivolti ad aspiranti imprenditori e lavoratori autonomi, con l'obiettivo di fornire un valido approccio al mettersi in proprio. Crea il tuo modello di impresa con il Business Model Canvas. In questo video, infatti, vi parlo del Business Model Canvas. Che cos'è? Il Business Model Canvas è uno schema grafico che descrive in modo potente ma semplice e sintetico il funzionamento dell'azienda. Perché si utilizza? Perché è uno strumento strategico e fondamentale per sviluppare modelli di impresa, rendendo comprensibili a tutti concetti complessi che riguardano il funzionamento dell'azienda. La logica di base di questo strumento è che un'impresa può raggiungere il successo se riesce a creare valore per i suoi clienti, soddisfacendo un bisogno, realizzando un desiderio oppure trovando la soluzione ad un problema. Attraverso questo modello si riesce a determinare il valore aggiunto di ogni funzione aziendale, generando tra le varie funzioni le relazioni necessarie per raggiungere gli obiettivi aziendali. Nel Business Model Canvas, un'azienda è rappresentata e divisa in 9 elementi costitutivi. Ogni elemento risponde all'esigenza dell'imprenditore di trovare delle soluzioni organizzative e strategiche che permettono all'azienda di creare, distribuire e acquisire valore. Rispondendo alle domande presenti nei vari blocchi, l'imprenditore riesce a focalizzare la propria attenzione sugli elementi chiave determinanti, importanti per lo sviluppo della propria azienda. Quali sono i nostri partner chiave? Quali sono i nostri fornitori più importanti, dei quali non possiamo fare a meno? Quali risorse acquistiamo da questi fornitori? Quali attività svolgono? Quali sono le attività chiave del nostro modello di impresa? Quali attività sono le più determinanti che ci permettono di raggiungere i nostri obiettivi? Quali sono le risorse essenziali per la nostra azienda? Quali attività sono per noi indispensabili? Cosa offriamo ai nostri clienti? Perché dovrebbero scegliere il nostro prodotto o servizio? Quali relazioni possiamo stabilire con i nostri clienti? A quali clienti si rivolge la nostra impresa? Come segmentiamo la clientela? Attraverso quali canali raggiungiamo la nostra clientela? Come sono strutturati i costi della nostra impresa? Quali sono i costi più rilevanti? E infine, come descriviamo i flussi dei ricavi? Quali sono i clienti disposti a pagare per i nostri prodotti o servizi? E come pagano? Quindi, rispondendo alle domande presenti nei vari blocchi, l'imprenditore riesce a focalizzare la propria attenzione sugli elementi chiave determinanti per lo sviluppo della propria azienda e, cosa molto importante, riesce ad eliminare gli elementi superflui e inutili. Per adesso è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, un saluto a tutti.